vicenda oggi della persona di Latina, dello sfruttato di Latina che ha perso la vita perché ha perso anche il braccio e nessuno lo ha portato a pronto soccorso, insomma è solo la punta di un iceberg che riguarda il lavoro nero, che riguarda il diniego di una serie di diritti che la nostra Costituzione prevede per queste persone e che molto spesso invece vengono ignorati. Sono oltre 114 milioni le persone che oggi nel mondo fuggono da guerre, persecuzioni e violenze, costretti ad abbandonare le proprie terre in cerca di un luogo in cui vivere. Il Comune e la città metropolitana di Napoli hanno celebrato la giornata mondiale del rifugiato nel chiostro di Santa Maria la Nova. Le persone che arrivano hanno una grande voglia di fare, quindi noi per esempio abbiamo sperimentato anche con la prefettura dei corsi di formazione per persone che dovranno lavorare nei cantieri edili. Sono tutti quanti impegnati nel lavoro dopo il corso di formazione, hanno tutti trovato un'occupazione vera, concreta, con uno stipendio. Questo significa dare la possibilità a una persona di riprendersi e di recuperare la propria vita. Una delle chiavi fondamentali dello sfruttamento e una delle chiavi fondamentali della difficoltà di queste persone è il permesso di soggiorno, perché nel momento in cui tu non sei regolare sul territorio, tu naturalmente sei assolutamente succube dei tuoi bisogni e quindi nelle mani di chi ti sfrutta. Al confronto fra progetti e strategie ha fatto seguito una tavola rotonda sulle politiche migratorie italiane ed europee curato dall'Università L'Orientale. Noi da parte del Consolato stiamo donando colazione di libri che vengono in differente idioma per dare un contributo ai centri che accogliono queste persone. Secondo me è importantissimo che noi sempre troviamo un modo di dare speranza a tutti gli esseri umani, ma praticamente specialmente questi rifugiati che sono costretti a venire, di uscire dal loro paese in circostanze un po' difficili. Napoli ovviamente si mette a disposizione per accogliere chi sfugge da guerre, da dittature, da violenze, ovviamente dobbiamo fare con organizzazione, con una prospettiva di integrazione a queste persone, per dare un lavoro, per inserirle nel lavoro delle nostre comunità. Questo è uno sforzo che ovviamente va fatto dal Comune, come sta facendo, in sinergia con tutti quelli che sono gli organismi internazionali.